Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. In questo video voglio riprovare al meglio Orisa, o meglio la Marisa, come ci piace chiamarla noi qui nel nord. E appunto la Marisa è stata cambiata e sento che nel video in cui ho usato lei, appunto nell'Orisa gameplay che ho fatto, non l'abbia sfruttata proprio al meglio. Giocando poi ulteriormente ad Overwatch anche con degli amici, ho imparato ad usarla un pochettino meglio questa Marisa e quindi voglio riportare un video in cui magari sfrutto un po' meglio le sue nuove abilità, la sua nuova ultimate, perché è stata davvero cambiata tantissimo e credo che sia uno dei tank più forti del gioco attualmente. Quindi io, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della nuova Orisa e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, vediamo un po' cosa si riesce a fare, eh. Orisa effettivamente come difesa non è proprio il massimo, specialmente se abbiamo degli FK. Mercy che dovrebbe stare tipo attaccata a me, ma a quanto pare no. E vabbè, è andata così. Ok, ora abbiamo effettivamente Moira. Volevo dire Tipa. No, ho tirato il giavellotto a caso. Ok. Ecco questo crepa. Buono. Buona, buona lì. Crepa, ottimo. Paraga, abbiamo fatto davvero un'ottima mossa, eh. Lei la portiamo dentro il fight. Così anche la nostra. No! Peccato, così anche la nostra Moira continuava a fare danno. Comunque vedete ragazzi, 1000 danni contro i 1000 danni dell'altro tank. Peccato lì non hanno più potuto curarmi. O forse erano pure morti. Comunque non è andata male questo primo fight. Avete visto come sono andato subito a colpire McCree e Kiriko per andare sulla backline avversaria piuttosto che stare lì a picchiarmi con Junker Queen, che credo vinca sinceramente contro Moira, che è contro Risa, scusatemi. Però qui non è che abbia molte altre alternative. Sto morendo malissimo. Vabbè, la mia Moira che al posto di stare dietro a curarmi va in prima linea. Casissimo. Niente, Ashe mi ha distrutto. Mancano un po'. Questa Moira sta un po' giocando alla cazzo di cane, si può dire. Moira potrebbe fare molti più danni di così e anche molte più cure. È palesemente l'eroe più forte al momento di Overwatch. È sbroccatissimo quel campione. E lui o lei, questo Deadly Weeb, la sta usando un po' alla carlona, eh. Ok, ora abbiamo la ultimate. Dobbiamo buttarci dentro e fare un bordello di danni. Ok, pronti? 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 Non c'è nessuno però qui. È solamente lui. Crepa, l'ho impalato proprio. E si gode. Loro sono lì sopra. Ok, avrei usato l'ultimate se ce ne fosse stati almeno tre di avversari. Se ce ne sono solo due, non conviene. Andiamo a prendere questo tipo, anzi questa tipa. Dai, crepa. Cosa è successo? Chi è che mi ha spinto? Allora, vediamo dove sono loro. Eccoli là. Stunnata, buono. Boom, crepa. Buono, uccidiamo pure Bob. Qui ho usato la ultimate per counterare la ultimate di Ashe. Ok. Arrivano. Ecco lì.
Ah, hanno preso Echo. Ok. E abbiamo Kekiriko qui dietro. Va bene. Ah, l'ho counterato di brutto. Di brutto l'ho counterato. Ma dai, carica ancora. Schiappa. Carica. Sì, carica, carica. Povero. Povero tipo qui. Povero Reinhardt. Niente, lo counter in ogni modo. Reinhardt contro Risa non può giocare. Cioè, non ha senso. Reinhardt non potrà mai fare nulla contro di me. E mi sa che l'ha capito. Probabilmente ora cambia, eh. Attenti, raga, attenti qui, eh. Attenti a crepare così. Bel nemico. Ah. Creeper. Crepa. E io continuo a fare danno, eh. Dai, la narcosi. Eh sì, cala il martello, mi raccomando. Proprio quando sono invulnerabile, eh. Ah, niente, mi ha disintegrato però. Serie di 6 uccisioni. 4000 danni. Resurrezione? No, niente resurrezione. Dai, niente male. Reinhardt sta facendo una quantità industriale di danni, ma è Reinhardt, ci sta. Reinhardt è un altro tank fortissimo. Io lo countero, però lì purtroppo mi sa che avevano distrutto anche la mia backline. Ehi, calmi, eh. Over there! Ma cos'è, inglese? Hanno... Sta andando un po' male, questa parte. Ci serve gente che faccia un po' più di danno. Altrimenti qua sarà difficile. No, ho preso solamente soldato, dai, che sfiga. Cioè, non soldato, Reaper. No, no, soldato questo, sì. No, vabbè, ho tirato una ulti davvero brutta. Una ultimate davvero brutta brutta. E niente, quel Reinhardt ha distrutto la partita. Un'altra partita distrutta da Reinhardt. Anche nel video con Echo c'era stata una partita in cui avevamo completamente disintegrato gli avversari. Poi il tank ha preso Reinhardt e niente, non abbiamo più potuto fare nulla. No! E vabbè, allora... Basta far calare il martello quando sono in ultimate, cioè quando sono invulnerabile. Crepa te. E mo crepi pure tu, eh. Ole. Bastava uccidere i supporti. Questo gioco bisogna uccidere i supporti e vinci la partita. Guarda lì dietro. L'ho visti, l'ho visti. Attenti però ad andare così avanti, eh. Cioè alla fine... Ma davvero sento qualcuno dire ma come parli? Ok, facciamo i danni allo scudo. Ok, allora arriva da qui dietro, no? Sì, arrivano da qui dietro. Ok. Bisogna uccidere loro dietro, eh. Niente, non avevo la ultimate pronta. Qui sarebbe stata buona una ultimate. Ma mi sa che l'hanno tirate loro le ultimate. Poi c'era sto Reinhardt qua che potenziato da Kiriko, giustamente faceva il macello. C'è Reinhardt potenziato da Kiriko che tira martellate a una velocità tremenda. È troppo da reggere. Puoi morire per favore, Ana di merda?
Ok, io credo di aver riuscito, di essere riuscito a fare un po' di danni, ma non ho ucciso nessuno con questa ultimate. E c'era pure l'iper a ultare, va a cagare. Però un po' di danni li ho fatti, eh. 6200 danni comunque, direi che non è male. Il problema è che Reinhardt è davvero fortissimo. Cioè, Reinhardt come campione in partite come queste, in cui la mappa non è grandissima, fa davvero macelli. Guardalo lì, fiero con la play of the game. Qua ha ammazzato tutti. Sì. Se viene potenziato da... Qui mi sembra sia potenziato sia da Ana. Lui giustamente va Ana e Kiriko. Con le loro ultimate potenziano lui e via. Cioè diventa inarrestabile. Cioè lo potenzi. Nel frattempo lo curi. Diventa qualcosa di insostenibile per gli avversari. Comunque andiamo subito a fare una seconda partita. Sempre con la nuova Orisa. Eccoci qui, partita trovata con Orisa, cambiamo skin e mettiamoci quella di Overwatch 2, dai. Andiamo con questa skin. Pronti? Vediamo, speriamo che questa partita vada un po' meglio, eh. Perché la partita di prima era andata bene fin quando non hanno fatto la combo Reinhardt, Kiriko e quell'altra, Ana. Perché prima di quella combo lì stava andando molto bene per noi in realtà. Cioè, ne avevamo fermati oddio, molto bene no, era abbastanza in parità come partita. Poi ha preso Reinhardt ed è diventata assurda come cosa. Ok, anche loro hanno Orisa. Sarà Orisa contro Orisa. La madò, che colpi. Reina e Junkrat ha disintegrato sta parte di partita. Guardalo, guardalo. No, ho sbagliato. Niente. Ci hanno tritati. Ci hanno tritati. Tritatissimi. Guardate i danni dei loro danni. Junkrat 1600 danni. Nella prima schermaglia, vabbè. L'avevo individuato subito comunque. Junkrat era quello che aveva rotto questa partita. Questa prima lotta. E infatti, 1600 danni con Junkrat. E guardalo poi. Dov'è? L'ho perso di vista che era morto. Dovremmo uccidere Kiriko però, altrimenti qui è un problema. O meglio, anche Junkrat sarebbe da far crepare male. Ok. Sto sparando un po' a caso, Andiamo a soccorrere lui. Penso di aver ammazzato nessuno. Però un po' di danni li ho fatti. Che è buono. Bravi, bravi, curatemi, curatemi, che ora ho la spell. Buono. No, è morto dicendo fagioli. Giocatore della Juve. No, stavo andando a salvarla. Niente, sono rimasto da solo qua, tocca rallentare. No, ce ne sono altri due miei. Qui devo colpirlo però, Io l'avrei potuto stunnare malissimo. Ok, buono, Kiriko stunnata, però niente. Se rimaniamo senza supporti, ragazzi, è difficile, eh.
E ho comunque di nuovo top damage della squadra con un tank. Proseguiamo, Non proseguiamo. riposerò mai. Cioè, il tiro dei danni comunque è abbastanza importante, eh. E niente, il loro Reaper ha ucciso il nostro Reaper. Crepate! Addio! Buono! Impresa sbloccata, attenzione, ho fatto qualcosa di bello. Atterrate a terra. Arriva la bomba? Andiamo un attimo indietro, eh. Ricompensa, sì, mi sa che ho fatto qualcosa di buono. Qualcuno l'ha preso, tirando a caso la spell. Andiamo avanti. Buono, stunnato. Dai che muore Lucio. Grande. Perfetto. No, via. Dov'è, dov'è, dov'è? Cacchio, mi ero anche ingarbugliato col mouse qui. Non riuscivo a girarmi bene. Qua era un po' difficile sopravvivere. Devo fare di meglio. Comunque Mercy potrebbe curare un pochettino di più, sbaglio. Osvaldo. Allora, paniccia. Attenzione, attenzione, attenzione. Andiamo a fare un po' di danno. Portiamo un po' di danno su Risa. Buono. Non aveva più abilità da usare, probabilmente. Squadra nemica annientata. Complimenti, team. Avete fatto tutto voi. E sono arrivato solamente per dare un po' di danno a quella Marisa e farle capire chi comanda. Beh, ho fatto 1500 danni in più di Marisa, eh. E ne ho mitigati pure 2000 in più. Direi niente male. Direi che ho mostrato chi è la Marisa Alfa. Ehi! Stunnatino! Qua ci sto provando, però. Tosta, eh. Buono. No, muori. Ehi, ehi. Vai. No, dai. Ha canterato la mia ultimate con la sua, Lucio. Basta, crepa. Olè. E sì, sfodera gli artigli, mi raccomando. Dov'è Lucio? No, 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 smettila. Ok, mi son tankato la bomba. Buono. Piuttosto che vada ad uccidere tre persone, guarda, buono. Buono così. No, Argo ha abbandonato la partita. Chi era? Loro? Era loro. Era Kiriko. Va bene. Non penso stiate facendo poi così tanto. Lucio sta curando un casino. Cioè, complimenti a Lucio. Sto arrivando, sto arrivando. Stunnata. Crepa, buono. Questa Marisa continua a buttarsi dentro il team avversario a casissimo. Non so se volesse ultare. Oppure, boh, non capisco. Ecco, ha buttato via la mia spell. Però si entra. Si va un po' più cattivi. E si porta avanti il team. Ecco, hanno preso una Moira. Mannaggia loro. Qua ho tirato un po' a caso le spell, eh. Basta, crepa. Olè. Ok. Ah, stanno portando avanti il carro loro, eh. È sta roba. Ok. Sono tutti e due là nello stesso support. No, ce n'è uno qui. Ok, grazie, curami. Buono. E crepi. Bene. Niente, questo tank non ha capito che non deve buttarsi dentro il team avversario senza il proprio di team. Non riesce a capirlo proprio.
Ah ah ah, gli ho colpito la bomba in buca con il mio arpione, avete visto? Peccato che la partita è appena finita. Ok, dai, questa è stata una bella vittoria. Questa è stata una bella vittoria. Elogio ricevuto. Vabbè, azione miglior Junkrat. 8000 danni e 6000 mitigati. Direi che in confronto al loro tank ho fatto praticamente il doppio. Niente male, qua ho ucciso tutti. No, comunque Risa è davvero fortissima, ragazzi, poco da dire, eh. Ce lo state vedendo anche in queste partite. La nuova Risa è davvero forte. Mentre la vecchia Risa era un po' più difensiva, un po' più statica. Non aveva questa ultimate bellissima. Ma se non sbaglio, era l'ultimate che metteva e potenziava tutti. La ultimate che metteva giù un cosino e potenziava tutti in un raggio relativamente ristretto. Questa ultimate è un po' più da playmaker. È un po' più da, ok, adesso faccio io la giocata. Quell'altra era un più una ulti da supporto. Ok, andiamo subito a fare un'altra e l'ultima partita con Orisa. Partita trovata. E questa volta andremo ad attaccare con Orisa. Quindi finalmente la sfrutteremo, secondo me, nella maniera migliore. Perché Orisa per attaccare non è per niente male. È più. Cioè, l'hanno resa proprio quasi un ariete da sfondamento, no? Guardate le sue abilità. La E è proprio un'abilità da sfondamento. Quella che si mette a far girare il giavellotto. Questa qui. È un'abilità da sfondamento, perché aumenta la vostra velocità di movimento, vi rende invulnerabile e respinge tutti gli avversari. C'è anche Reinhardt quando carica, voi gli fate sta roba qui, lo respingete. L'unico modo per counterarla, mi sa, è che un'altra Orisa dall'altra parte si metta a fare la stessa abilità. Poi l'abilità maiuscola vi permette di resistere un sacco di più, quindi vi dà un botto di resistenza in mezzo agli avversari. E il giavellotto vi permette magari di finire alcuni avversari che sono lontani, o gli squish in generale. Ah, però questo è un attacco al punto, non è un attacco scortando il carro, ok, allora è qualcosa di un po' diverso. Però si può comunque provare a fare. Allora, iniziamo a portare un po' di danni. Oh, raga, ho giavellottato qualcuno, eh. Ho letteralmente giavellottato qualcuno. Ancora. Ok. Conquistiamo il punto prima di continuare a fare gli ignorri così. Perfetto. Bisogna uccidere. Bisogna uccidere i supporti qui, eh. Se non uccidiamo i supporti, la vedo dura. Ok, una volta morti i supporti si può fare qualcos'altro. Ecco qua, andiamo a prendere lei, ovviamente. Inseguiamola. Bracchiamola. Non deve scappare. Ok, morta, buono. Beh, facciamoci anche un sonnellino, no? Nel frattempo. Non vedo perché no. Attenzione. Stunnata. Ah, se n'è andata, infamella. Però. Ok, buono. Bisogna prendere Mercy. Bisogna prendere Mercy. Perché Mercy può continuare a curarlo, vedete? Bisogna prendere lei. Attenzione però, attenzione. Non può curare tutti, eh. Che restiamo nel campo di immortalità, anche se poi lo disintegrano come niente. Atom Pagaton, via. Buono. Oh raga, qua li abbiamo disintegrati, eh. Cioè, li abbiamo proprio disintegrati. Cioè, quell'ana lì avrà gli incubi di Orisa che la insegue per tutta la mappa. Poverina, non poteva scappare da nessuna parte. Vabbè, di nuovo, top damage del team. Io che vi posso dire? Cioè, questo campione è davvero fortissimo. Qua, beh, abbiamo trovato anche un team molto buono, eh. Un team molto buono. Abbiamo Hanzo che ha fatto una marea di danni per essere un Hanzo.
Reaper che potrebbe fare molto meglio in realtà. Questo Reaper non è che stia facendo chissà cosa. Mentre Hanzo, per essere Hanzo, vuol dire che, cioè, con quei danni lì vuol dire che ha fatto molto bene. Ok. Attacchiamo il secondo punto. Vai. Io direi di andare dal lato per sorprenderli. Vediamo se hanno pensato la stessa cosa anche loro. Sì, guarda lì. Aia, aia. Ecco fatto, appunto. Ne abbiamo sorpreso uno. Pensava, riteneva. Ok, vo fuori tutti. Andiamo ovviamente a prendere il supporto. No, non farmi dormire, dai, ero così in forma. Ok, crepa, ciao. Giustizia è fatta, ha ragione. Ciò che è giusto è giusto. Ah, c'è Bastion qui sopra, immagino, no? Ok, no, era Sojourn a sparare in quel modo. Qua ho buttato via la mia E. Qua l'ho proprio buttata via. Però sto facendo dei danni clamorosi. Anche loro me ne hanno fatti. Ok, buono. La barriera è andata giù. Qua tocca buttarsi dentro. No, non ancora. Ora. Ah, peccato, peccato. Troppi danni. Mi hanno fatto troppi danni. Oddio, quella stava sparando a caso e ha colpito me. Vabbè, amen. Intanto il punto non lo stanno prendendo. Hanzo sta facendo dei danni clamorosi. Complimenti ad Hanzo. Peccato che sia appena morto. Ok. Buono, travolto. Crepa. Non muore davvero sto coso? No, la mia ultimate. Volevo usarla, però mi serviva un po' più di vita qui. Mi serviva anche la E. Mi serviva anche la E per entrare e usare poi la ultimate. Ora però ce l'ho. Ora la ultimate devo sfruttarla bene, eh. Pronti per questa ultimate? Beh, forse vinciamo addirittura prima che io possa usarla. Sono già tutti morti loro, tra l'altro, quindi sì. Tristezza, non potrò usare la ultimate. La userò allora qui dentro il punto a caso. Sì. Woohoo! Vittoria! Yeah! Vediamo chi è l'azione play of the game. Forse Hanzo? Sì, Hanzo. Elogio ricevuto, grazie mille. Ah, qui nella prima partita, vedete che danni faceva Hanzo? Cioè, Hanzo fa dei danni. Ah, qua è vero. Io ho parato i danni. Io ho parato i danni con lei che veniva tutti da lì e lui ha fatto doppia. Buono. Buonissimo. Bene, ragazzi, quindi che dirvi? Anche per questo video sulla nuova Orisa è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Orisa, della novità che ha ricevuto, insomma del rework che ha ricevuto a livello di abilità, e di iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!